In questa puntata ci troviamo nel comune di Vagli, un'area immersa nella parte centrale delle Alpi Apuane, caratterizzata da picchi e valli dalla bellezza suggestiva. Fin dall'antichità questo territorio ha attirato genti e dominatori che hanno occupato queste terre. Tra i primi ci furono i Liguri Apuani, un popolo di origine celtica divenuto celebre per l'innata belligeranza e la forza tale da mettere in crisi l'espansione dei più grandi degli imperi, quello romano. Salendo dal capoluogo ci troviamo in questa zona quasi surreale, è l'oasi di Campo Catino. A 1000 metri sul livello del mare troviamo questo antico bacino glaciale che nel corso dei millenni si è trasformato in un delizioso prato verde cinto dal monte Roccandagia, una delle cime delle Alpi Apuane. Il Catino naturale, da cui prende il nome la località, è occupato da piccolissime case e da una chiesina, che nel loro insieme formano un villaggio fiabesco, che ci riporta indietro nel tempo, quando questo luogo veniva utilizzato per la transumanza. Durante l'estate, infatti, i pastori si spostavano nelle zone più alte, lontano dalla valle, e qui rimanevano fino ai primi accenni d'inverno. Queste modeste dimore, in origine chiamate caselli, sono costituite interamente da pietra locale, così come le piastre di copertura del tetto. Sono strutturate su due piani. Il piano inferiore veniva utilizzato per gli attrezzi e gli animali, mentre il piano superiore, che aveva un accesso separato, veniva utilizzato come dimora dal pastore e dalle loro famiglie. Oggi sono certamente meno i caselli e le gregge che passano da qui, e questo magnifico contesto si è trasformato in un luogo estremamente visitato. Un tempo oasi lipu, quest'area regala la possibilità di ammirare uccelli estremamente rari per tutti gli appassionati di birdwatching. Inoltre, sono molti i percorsi che si diramano da Campo Catino, diretti alle vette apuane ed estremamente impegnativi. Ma c'è di più, un luogo così pacifico e naturale non poteva che attirare un uomo devoto a Dio. E infatti, da qui partiamo per scoprire l'eremo del Santo Viviano. Con una breve passeggiata nel bosco, scendendo lungo il fianco della montagna, si incontra una ripida scalinata che ci riporta in alto, al rifugio del Santo Viviano. L'eremo di San Viviano, uno dei rari esempi di architettura rupestre in Garfagnana. Si trova infatti scavato all'interno di questa parete rocciosa che si affaccia sulla valle dell'Arnetola. La spelonca, dove il santo decise di vivere e di passare la sua vita, è stata successivamente trasformata in santuario, creando così un esempio di opera sia artificiale che naturale. Qui Viviano decise di vivere in solitudine, nonostante l'asprezza del luogo e la rigidità delle stagioni. Le varie leggende che si raccontano su quest'uomo concordano nel ritenerlo un viandante proveniente da Reggiano. Molti raccontano che fosse fuggito da una moglie terribile che lo maltrattava per le sue deformità, approfittando della bontà dell'uomo. Decise quindi di lasciare la vita in comunità e si rifugiò in questa spelonca, che rese una modesta dimora. Quando arrivò l'inverno, freddo e nevoso, San Viviano pregò Dio con tutto il suo cuore e questi fece sbucare dalla neve dei cavoli selvatici, dal sapore aspro, ma tanto forti da nascere sul terreno freddo, e chiamati proprio cavoli di San Viviano. E nell'estate torrida pregò Dio, dopodiché poggiò 3 dita su questo masso, da cui iniziò a sgorgare una fresca fonte di acqua, ancora oggi non del tutto esaurita. I racconti su miracoli e persino dispetti che San Viviano compì durante la sua vita lo hanno reso una figura di riferimento per questa comunità, che ancora oggi lo venera come il patrono dei cavatori e dei pastori.
E anche questo luogo è un punto di riferimento, una meta imperdibile garfagnina, dove ci si imbatte nell'asprezza e nel fascino delle Alpi Apuane e dei loro incantevoli paesaggi, che diventano un paradiso per gli appassionati di arrampicata. Questa volta vi abbiamo portato a Campo Catino e a visitare l'eremo di San Viviano. In attesa della prossima puntata, fateci sapere con un commento se questo tour vi è piaciuto. Noi vi aspettiamo per la prossima. Ciao!